ragazze, benvenute in un nuovo video mukbang. Vi ho messo un sondaggio su Instagram. Per chi di voi ancora non mi segue su Instagram, come sempre, vi ricordo che trovate il link nel box info e ve lo lascio anche qua. È Robertina trattino basso YouTube, quindi mi potete seguire lì per partecipare anche voi alle mie stories, ai miei sondaggi, insomma, vedere quando non riesco a pubblicare su YouTube, magari pubblico qualcosa di più veloce su Instagram, quindi un modo per tenerci in contatto un po' tutti i giorni. Allora, oggi ero da sola a pranzo perché Fede a scuola, Ricky è andato al lavoro, quindi mi faceva piacere pranzare in vostra compagnia, quindi ho detto vabbè, scambiamo quattro chiacchiere se alle ragazze va. Infatti il sondaggio è stato positivo al 100%, quindi quasi al 100% o perlomeno per ora. Però io devo pranzare, quindi insomma per ora è il 100%. Allora, metto il parmigiano. Ho preparato riso integrale col pomodoro mutti e parmigiano con, oltre al pomodoro mutti, ho messo anche una noce di Filadelfia, giusto per rendere il tutto più cremoso. Ho messo un po' di parmigiano. Lo so, spero vada meglio l'inquadratura, si vede un po' di più il piatto, più di così non riesco a fare perché il cavalletto è alto così, quindi spero vada meglio, fatemi sapere in caso nei commentini. E io bevo, sapete che io prima di mangiare bevo sempre un goccio d'acqua e poi appena parlo già troppo mi prende il fiatone. Ora vi faccio ridere, per chi ha visto il vlog precedente a questo video, saprà già di cosa parlo, ma mi sono messa due pezzettini di carciofini sott'olio, come diciamo antipasto, quindi sì, la voglia ancora non mi è passata. Questi qua li ho presi all'Eurospin, non sono buoni come quelli là. Quindi penso che niente, perché credo che dopo questi non ne compro più, facciamo prima. Perché comunque bene non fanno sott'olio. Però almeno ci tenevo a segnalarvi che comunque quelli dell'Eurospin rispetto a quelli rustici della marca Carrefour, tutta un'altra cosa. Direi di passare al nostro riso integrale. Come state, ragazze? Cosa mi raccontate? Non so se state guardando questo video mentre pranzate o cenate, in caso fatemelo sapere perché non so perché mi fa piacere sapere che abbiamo comunque mangiato insieme. Buono, è venuto buono, mi piace. Io adoro polpa e salsa mutti, è il mio pomodoro preferito. Per non parlare di quello ai pomodorini o addirittura datterini, sempre della mutti, che sono stradolci, buonissimo anche come sugo. L'unica cosa che ovviamente è più caro, sono bottigliette piccole, ma sono veramente molto buone. Quindi ogni tanto, se lo trovate in offerta, io ve lo consiglio. Avevo una fame incredibile, tra l'altro sto pranzando tardissimo. Non ho l'orologio, ma sono le 2. Veramente molto tardi. Solo che Riccardo è andato a lavoro, mi sono messa poi a finire alcune cose in casa. Ho detto, vabbè, sono una che gli piace finire tutto quello che c'è da fare e poi mi rilasso, mangio. E quindi mi sono fatta prendere dalle pulizie e ora finalmente mi rilasso. Veramente buono. Sono stati 2 giorni veramente di serate in TV, perché l'altro ieri c'era il Grande Fratello VIP e ieri c'era Temptation Island, quindi ero tutta euforica perché
comunque mi piace vedere. Cioè, è comunque un bell'intrattenimento e sono comunque una donna fortunata perché anche Ricky devo dire che mi tiene compagnia, nel senso non è un appassionato, all'inizio snobbava molto queste cose, però devo dire che soprattutto Temptation Island gli piace un po' di più a lui. E quindi ce lo guardiamo insieme. Cosa ne pensate voi? Allora, Grande Fratello VIP, io non ho visto nessuna anteprima, quindi né del Grande Fratello, non sapevo neanche chi lo presentasse, proprio zero, non mi sono informata. Ho preferito la sorpresa, diciamo. E non mi aspettavo che presentasse Ilary Blasi, proprio un cascata dal pero. Ho pregato Cinese che non ci fosse Barbara D'Urso, perché non è che proprio mi stia così simpatica. Col cuore. E quindi niente, Ilary Blasi proprio non me l'aspettavo, ma devo dire che se la cava, ma rispetto magari alla D'Urso, rispetto magari alla Marcuzzi, l'ho trovata un pochettino più morbida, un pochettino più moscia, ma comunque se l'è cavata secondo me egregiamente. Come tante altre ragazze che ho visto un po' su Instagram, un po' su YouTube, chi ne ha parlato più o meno, anche io devo dire che ho trovato la puntata un pochino noiosa. Quindi a un certo punto ho girato, ho cambiato canale. Non so, come primo personaggio Eleonora Giorgi. Mi ha fatto piacere rivederla perché era una fan accanita del film Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto e appunto Eleonora Giorgi, è un film che guardavo già da ragazzina. Quindi rivederla. Poi aveva fatto anche una parte nel film dei Cesaroni, il telefilm, come direttrice di un giornale, mi pare. E quindi mi ha fatto veramente piacere che ci fosse lei, perché la trovo una persona davvero squisita, molto educata. Secondo me, oddio, se vedo lei litigare con qualcuno, veramente mi stupisco, perché la vedo una persona molto pacata, molto educata, gentile. Quindi rimarrei abbastanza sconvolta. E poi chi altro? Tanti personaggi non li conoscevo, nonostante fossero tutti VIP. Un bel ragazzo è appunto il valletto, ex valletto di Striscia la Notizia, che ho trovato molto cresciuto, quindi non so quanti anni siano passati, ma l'ho trovato più uomo, ecco, lì a Striscia come velino, ecco, velino, non valletto, mi sembrava più bimbo. Non lo so, poi magari semplicemente è cresciuto, però mi ha dato questa impressione. E poi cos'altro? Mi sfuggono i personaggi, perché poi non avendolo visto tutto, non so se è entrato ancora qualcuno. Potremmo cercare su internet. Vediamo. Allora. Partecipanti, Grande Fratello VIP. Vediamo un attimo. Eccoli qua, concorrenti. Andrea, che non sapevo neanche chi fosse. Benedetta anche, Daniela. Poi non ci sono i cognomi. Eleonora Giorgi. Elia, che è quel velino di cui vi parlavo di Striscia. Enrico, Francesco Monte, vabbè, sì. Anche Ivan, non lo conoscevo. Jane, che sarebbe quella che ha fatto Elisa di Rivombrosa, se non erro, mi piace.
Donatella anche non me le ricordavo sinceramente e non sapevo neanche che una di loro fosse l'ex di Corona. Lisa neanche, cioè sono veramente, ecco, forse Valerio e Walter Nudo. Gli altri, sinceramente, mi aspettavo dei personaggi un pochettino più famosi, cioè non che non siano famosi, però che conoscevo, che conoscessi io di più. Invece, quindi non è che mi attiri più di tanto, mi attira solo per Eleonora Giorgi, giusto per vedere cosa succede, ma non penso lo seguirò molto. Invece, come sempre, Temptation Island VIP sono veramente presissima. Mi piace, mi piace, mi piace. Non mi è piaciuto. Voi cosa ne pensate di Temptation Island per chi lo guarda? A me non è piaciuto per niente. L'ex dell'avventura Stefano Bettarini proprio no, era seduto lì sulla spiaggia con le gambe larghe così a guardarsi questa al culo, no no no, non mi è piaciuto proprio, non me lo aspettavo che Bettarini fosse così, mi dispiace per l'avventura che abbia avuto uno così. Ma poi dico io, no? Ti scegli a 46 anni una di 20, 24 per poi continuamente darle della bimba dell'asilo, della viziata bambina immatura, cioè ragazzo mio, che vuoi? Cioè 46 anni, lei ne ha 24, è normale che debba crescere. Non capisco, veramente. È come per una donna mettersi uno di 46 e dirgli sempre sei vecchio, ma cioè, sarà una mia consapevolezza se ti ho scelto, no? Non capisco. Non mi piace proprio lui per niente. Poi questo modo che ha di mandare segnali, toccando culi e facendo no. Tutte scuse. È proprio lui che si è divertito, mettiamola così. Vabbè, comunque, vedremo il prossimo falò. Finito il riso. Con i due appunto che parteciparono a Uomini e Donne. Lei mi piace molto, lui non mi piace. Troppo musone, poi non mi. Cioè, se dopo 3 mesi va bene che hai i tuoi motivi, però piuttosto con quella persona non ci stai. Non che ci stai e non dai più dimostrazioni, non fai nulla, cioè, piuttosto lascia perdere. Poi questi sono un po', diciamo, pareri personali. Perché poi ognuno di noi la vede a modo proprio. Io la vedo così, poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma mi sto mangiando una fruttina. Questa qua è mele banana. L'ho presa sempre ieri all'Eurospin, lo so, non si mangia la frutta subito dopo mangiato, però dopo poi non ho tempo di fare merenda, quindi me la mangio adesso. Appunto non voglio parlare solo di queste cose, anche perché magari non a tutte voi insomma piace questo argomento. E quindi niente, vi chiedo come state. Io sto abbastanza bene, ho passato una brutta giornata 2 giorni fa, sono stata veramente molto, ma molto male, cioè proprio di nuovo nausea di quelle proprio colossali, iniziata male la giornata, finita male, cioè proprio. Molto buona. E quindi niente, ero un po' demoralizzata perché appunto è stata una brutta giornata. Ieri invece è stata una bellissima giornata perché volevo vloggare, però mi sono goduta la giornata. Abbiamo fatto un sacco di commissioni. Io e Riccardo, che era appunto a casa di riposo,
abbiamo fatto veramente tante cose, tra cui anche ritirare i libri per Federico, quindi sono contenta perché già stamattina li abbiamo consegnati alle maestre, quindi ora è a posto, veramente tutto, ho preso anche una scorta già di matite perché è 2 settimane che è iniziato la scuola e sono già tipo così, le sta usando veramente tanto. E sono contenta perché comunque vuol dire che sta facendo tante belle cose, quindi gli ho comprato un pacco di matite della fila in più da 24, così quando queste sono quasi KO le sostituisco e quelle mignon le teniamo a casa. E basta, abbiamo fatto delle commissioni in giro, siamo andati a fare un po' di spesa all'Eurospin, tra l'altro. Dopo questo video troverete il video spesa dell'Eurospin o prima di questo video, adesso vedo come organizzarmi. E basta. Non ho grandi novità da darvi. Basta, non mi va più. Sono pienissima. Era giusto per... Sapete, no? A volte si ha voglia di quella dolcezza dopo cena. E per mangiare schifezze, cioccolate e cosa, meglio un po' di frutta. Come vi dicevo, sono contenta perché per un po' esami stop. Il prossimo sarà la morfologica che sarà intorno a metà ottobre, quindi ci va ancora un pochino. E non so nelle vostre città, ma qui a Torino si è abbassata di colpo da ieri, che fa proprio freddo, cioè non si può più stare in maglietta, veramente è impossibile. Manica lunga o maglietta con giacca perché fa veramente, c'è proprio l'aria fredda, cioè di sera veramente poi è una cosa incredibile, quindi si dorme anche meglio, sono contenta, non vedevo l'ora perché poi comunque soprattutto quando sarò molto più appanciata, tipo in ottavo, nono mese, il caldo proprio no, perché già ti gonfiano un po' le gambe, ti gonfiano le caviglie. E quindi il caldo peggiora tutto questo, invece un po' di fresco devo dire che aiuta notevolmente. E niente, io spero che questo video un po' così improvvisato, questo pranzetto tra noi, giusto per chiacchierare, vi ho raccontato giusto un minimo cosa penso di questi due programmi e quelle pochissime novità che ho da raccontarvi, perché credetemi, non ci sono grandissime novità. E non vedo l'ora che sia metà ottobre per forse dirvi finalmente se aspettiamo un maschietto o una femminuccia, quindi dite incrociate, anzi non incrociamo perché poi incrocia anche lei o lui le gambine. Io vi mando un bacione enorme, vado a editare il video spesa e questo video così oggi vi carico uno dei due, adesso vedo quale prima, quale dopo, ma ora magari vi metto un sondaggio anche su questo. E niente, vi auguro una splendida giornata o una splendida serata in base a quando guardate questo video e ci vediamo super super presto con un sacco di nuovi video.